spostarlo avanti, però ragazzi, faccio partire, sì. Poi dopo. Allora, solo per partire. Siete? Corso. Allora, vittoria importante, perché dopo aver chiuso ancora avanti di uno il terzo quarto, abbiamo giocato un quarto quarto diverso, dove le energie sono state di più, perché le rotazioni sono state più ampie, anche se il giocatore che abbiamo aggiunto ha fatto punti perché se li è fatti nel mento, quindi di fatto non è stato un discorso legato a chi è arrivato, ma a una diversa distribuzione delle energie e delle rotazioni. Sono stati premiati da un rimbalzo attacco di rapina di Marcos, da due tiri liberi, però le partite vanno e vengono, quando si perdono siamo sempre colpevoli e quando si vincono non siamo colpevoli, perché sennò è troppo facile. Secondo me abbiamo costruito anche dei buoni possessi alla fine, però abbiamo rinunciato a un paio di tiri aperti, questo non deve essere, perché quando i tiri sono aperti devono essere presi con consapevolezza. Ne abbiamo affrettato uno, che ci ha costato un canestro in contropiede del meno 2, se non sbaglio, che la partita era difficile, lo sapevamo, che la loro duttilità poteva metterci in difficoltà, lo sapevamo, però alla fine direi che usciamo con una vittoria che è rinfrancante dal punto di vista della classifica, rinfrancante dal punto di vista della morale, e ci permette di cominciare a lavorare tutti insieme a partire da martedì, perché spero che martedì, nonostante l'infortunio di Filippo, riusciremo ad essere tutti, e questo è quello di cui abbiamo più bisogno per continuare a mettere benzina. Questa sera di benzina nell'ultima parte ne avevamo di più, e quindi quello che abbiamo fatto nelle due settimane sicuramente è servito, e anche abitudini comuni che chiaramente devono essere raffinate e perfezionate con l'addizione di un nuovo. Questa è la sintesi. Impressione al di là della vittoria, che chiaramente aiuta, che non ci fa schifo, eh? Ti volevo dire che non ci fa schifo. Dal punto di vista, diciamo, fisico-atletico, a volte questa squadra tende un po' a soffrire, parlo chiaramente, Cremona è una squadra che gioca correndo, si sapeva, certo. È la sua caratteristica. Hai avuto questa percezione invece il terzo quarto, chiaramente, oppure una cosa? No, direi di no, perché se avessimo sofferto fisicamente nell'ultimo quarto, visto che ci sono stati precedenti importanti che ci dicono che nell'ultimo quarto abbiamo dilapidato quanto di buono abbiamo fatto, forse abbiamo fatto qualcosa meno di buono nel corso del terzo periodo, però abbiamo allargato le rotazioni. Quindi allargare le rotazioni significa che magari poi negli ultimi 5 minuti i giocatori che devono essere freschi sono freschi e magari fanno due giocate che ti permettono di vincere la partita. Quindi se fossimo perfetti con tutti e 10 giocatori per 40 minuti riceveremo sempre i 20 punti, ma non è così. Io non ho visto difficoltà fisiche, ho visto sofferenza al rimbalzo, quello sì, sicuramente, è stata una costante, vedo che alla fine i nostri avversari però hanno tirato giù il 22% dei rimbalzi offensivi disponibili, che è una percentuale molto bassa, perché la percentuale di rimbalzi offensivi diventa alta quando supera il 30-35%, però sono stati più bravi di noi nel controllo dei tabelloni, alla fine il 53% dei rimbalzi disponibili nelle loro mani, il 47% nelle nostre. La cosa importante è che abbiamo preso il rimbalzo. Quello che contava. Esatto. Ok? Più 5 palle in mano, 2 minuti dalla fine, la squadra prende un tiro affrettato, come hai detto te, certo. E rischia di ricadere vittima di quei problemi mentali con le rimonte degli avversari. È una questione proprio mentale, e questa volta la squadra ci ha messo del fuoco a ritrovarsi in quel problema, perché non prendi quel tiro affrettato, magari trovi un tiro migliore. Cioè, aver vinto questa partita è molto più importante, perché magari toglie questo gorilla dalla spalla più che il modo in cui... Secondo me sì, perché alla fine, al di là del tiro affrettato, che è un brutto tiro, che non va preso su più 5, però la cosa, secondo me, che poi non va bene è che ne abbiamo rifiutati 2 di tiri aperti. Questa è una cosa che non dobbiamo fare, perché quando siamo correttamente posizionati e la squadra ha costruito un eccellente tiro, quell'eccellente tiro deve essere tirato, anche perché mi insegnava un mio giocatore che quando io sono il rimbalzista, nel momento in cui la squadra costruisce un buon tiro, io so cosa devo fare, cioè devo andare a rimbalzo attacco. Invece se si va su un'altra opzione, che è un'opzione più complessa, anche il rimbalzista perde quel vantaggio che può avere nel poter prendere un rimbalzo attacco. Ma questo dipende. Li rifiuti perché si innesca quel meccanismo? Secondo me sì, perché
quando perdi tante partite così, poi rischi di cercare il tiro da solo, da sotto, senza nessuno, col palazzetto vuoto, ma non esiste nella pallacanestro. Esiste un buon tiro preso dalla squadra, dove poi hai l'opzione di prenderti un secondo tiro. Però questo passa molto dal fatto di averne perse molte, ecco. E la verità è che stasera i due tiri aperti li abbiamo costruiti da squadra, senza tanti discorsi, ma poi vanno tirati, e se si sbaglia, bacio, voglio dire, questo fa parte dello sport, quindi nel momento in cui il tiro è ben costruito, il tiro deve essere preso, non ci sono dubbi. Però molto c'è di aspetto mentale in questo, no? Perché ti viene in mente il pensiero, e cerchi il lay-up da allenamento, ma il lay-up da allenamento, quando giochi partite come questa, non esiste. Ok? Posto, buona giornata. Grazie. Vi confermate che volete in squadra, vi servono due fattori?